Sono sei le persone che sono incappate nella rete ben predisposta dagli agenti della Guardia di Finanza della Compagnia di Termoli. Sei persone che detenevano illegalmente nelle loro abitazioni ben 35 reperti di grande interesse storico ed architettonico. Sono accusate di ricettazione, ma anche di omessa denuncia di beni storici ed artistici. Si tratta di anfore e ciotole antiche, riconducibili alcune ad epoca romana, altre ad epoca medievale. Dislocate in sei abitazioni private in uno stato di conservazione sicuramente soddisfacente, tranne per alcune di esse le normali incrostazioni dovute alla lunga permanenza in mare. Le anfore, con un'altezza dai 20 cm fino al metro, sono state recuperate in seguito ad un blitz appositamente previsto, in seguito ad una buona attività di indagine coordinata dall'autorità giudiziaria di Larino. Naturalmente sono scattate le denunce di rito, mentre la stessa autorità giudiziaria ha disposto ogni opportuno raccordo con la soprintendenza per i beni archeologici del Molise al fine di datare e classificare i reperti sequestrati.